Non ci sono dubbi, è il king della creativa. Bene ragazzi, vi spiego cosa succederà nel video di oggi. In molti vi chiederete: Abibo, ma che video stai facendo? Che video è? Allora, voi subito direte: king della creativa, quindi sarà un iscritto fortissimo che vi ha battuto? No. È una cosa che non vi aspettereste mai. Voi ovviamente adesso vi starete chiedendo: ma king della creativa? E allora, se non ti ha battuto, perché lo hai chiamato così? Perché questo iscritto è diventato il king della creativa del tuo canale? Allora ragazzi, io non vi spoilerò niente, perché adesso ve lo farò vedere nel video. Vi faccio vedere cosa diavolo ha combinato questo iscritto. Mamma mia ragazzi, non ho neanche parole per commentare quello che è successo. Innanzitutto devo ringraziare questo iscritto, perché ha fatto una cosa veramente assurda. Adesso entriamo in creativo e vi faccio vedere. Però prima di cominciare ragazzi, lo sapete, allora dobbiamo arrivare a 5000 like, ma non per me, 5000 like per l'impegno che ci ha messo questo iscritto. E poi inoltre ragazzi, lo sapete, tutti quelli che adesso andranno iscriversi al canale attiveranno la campanellina delle notifiche, e una volta fatto mi scriveranno hashtag campanellina nei commenti, o comunque se qualcuno l'ha già attivata tempo fa va bene lo stesso, io vi metterò un cuoricino. Proverò a farlo tutti, ovviamente non riuscirò a tutti, ma vi prometto che ci proverò. Mettiamo subito creativa, mettiamo il mio server e siamo pronti ragazzi. Direi che siamo pronti. Tenete gli occhi ben aperti, perché quello che vedrete è qualcosa di assurdo. Possiamo cominciare? Ragazzi, non vedo l'ora di farvelo vedere. Oh mamma mia. Ok, ci siamo. Allora, adesso metterò l'isola giusta, perché devo mettere esattamente quest'isola. Siete pronti ragazzi? Allacciate le cinture. Stiamo per entrare, vi farò vedere, vi spiegherò cos'è successo. Ok, allora, come vedete c'è una porta qui. Adesso andrò ad aprirla, ma vi devo prima spiegare, sennò non capirete niente. Cos'è successo ragazzi? Questo iscritto, mentre stavamo facendo le fight, a un certo punto mi fa: Bibo, vai via un attimo e torna tra 3 ore. Tu fidati di me, torna tra 3 ore. Lasciami la tua isola in mano mia. Allora gli ho detto: va bene, ma perché devo lasciarti l'isola per 3 ore? Cosa devi farci? E mi fa: non preoccuparti, tu lasciami l'isola e torna. Ragazzi, quello che ha fatto è qualcosa di assurdo. Vi dico già che le cose più belle ve le farò vedere alla fine. Dal nulla così si è messo lì e mi ha costruito un'isola per gli 1v1 da portare nei video. Ma ragazzi, ha fatto una cosa e adesso non posso dirvi, perché voglio farvela vedere. Voglio assolutamente farvela vedere alla fine del video. Ma iniziamo. Adesso vi farò vedere piano piano cosa diavolo ha combinato. 3, 2, 1, vai. Allora, ragazzi, per iniziare avete già una specie di castello, ma inizia così l'isola. Pensate alla mia faccia appena ho visto la scritta. Ok, quindi l'isola inizia così: Bibo player, qua c'è il respawn, quindi ogni volta che uno muore torna qui. Come vedete è un castello, raga, guardate cosa, guardate quanto è bello, guardate quanto diavolo è bello questo castello. Poi all'orizzonte vediamo la scritta 1v1, è bellissima. Allora ragazzi, qui vabbè, ha fatto tipo, vabbè, una specie di sala da pranzo, non so cosa c'entri. Andando giù, praticamente, poi vabbè, avrei dovuto scendere le scale. Ha fatto questa sala, non so perché è bellissima. Ha messo il trono, il camino, raga, è fatta benissimo. Il tappeto, cioè, raga, è fatta benissimo. Adesso ci spostiamo nella parte dedicata agli 1v1, dove dovrebbero svolgersi. Ok. Allora, qua ci sono tutte le armi. Ci ha messo un R blu, ci ha messo uno Scar, ci ha messo la Deagle, ci ha messo le trappole, il nuovo pompa e la mitraglietta blu. Ok. Qua ci sono vari fuochi, giusto per, diciamo, preannunciare l'inizio del fight, perché poi, vi ripeto, ogni volta che uno muore, torna là sopra, quindi deve rivedersi tutto il castello. Guardate quanto è bello. Ok, questa è la scalinata ufficiale, dove si parte per gli 1v1. Guardate che bello questo oggetto, è nuovissimo. Ma non è finita qua, ragazzi, perché il pezzo bello deve ancora arrivare. Il super pezzo deve ancora iniziare. Davanti alla scalinata degli 1v1 troviamo un sentiero con delle siepi e una scritta, non so perché, è bellissima. Ha deciso di fare la scritta GG. Guardate come sono fatte bene qua le siepi, come se fosse tipo un giardino dei re. Vi dico già che la cosa bella è là, è quella cosa là, ma dovremo vederla dall'alto, perché da qui in basso purtroppo non riesco a farvela vedere. Siete pronti ragazzi? Adesso vi farò vedere la parte più bella dell'isola. Possiamo cominciare. Allora, piano piano ci alziamo, ma non vi faccio ancora vedere. Mamma mia, raga, ma cosa ha fatto? Che bella quest'isola. Ovviamente, raga, non è che ha costruito chissà quanto, perché con troppe costruzioni poi laggherebbe troppo. Allora, siamo in alto. Mi fermo qui. Adesso mi girerò e vi farò vedere che cosa ha fatto. Siete pronti? Eccola qua, ragazzi.
Raga, quanto è bella! Voi direte, Bibo, ma cos'è? Adesso qua vi farò vedere qua in basso. Praticamente lui ha preso una mia foto da Instagram e ha deciso di rifare la mia faccia, raga. È similissima, raga, veramente... È fatta da Dio, raga. Ma quanto è bella questa faccia. Raga, io non voglio sapere quanto ci abbia messo e quanta pazienza abbia avuto per mettersi a fare la mia faccia, raga. Guarda, cioè, andiamo a vedere da vicino. Da vicino, raga. Vediamo, ma come ha fatto, raga? Voi sapete che non sarei proprio in grado di fare una cosa del genere? Poi, perché si muovono i cubi lì? È per questo, ragazzi, che ho voluto chiamarlo King della Creativa, raga. Guardate cosa diavolo ha fatto. Bellissima. È veramente bellissima. Quindi devo assolutamente ringraziare questo iscritto per quello che ha fatto. In poi sarà il king della creativa del mio canale e ormai la nomina se l'è presa lui. Vi dico già che se qualcuno avesse un'isola più bella da fare, vi ricordo che potete creare il codice e darmela, così potrò andare a vederle. Nel caso scrivetemelo nei commenti. Adesso ragazzi, sono uscito dall'isola perché quell'isola la userò solo per fare dei video particolari e delle sfide bellissime. Ok ragazzi, adesso ho appena aperto la lobby, entreranno tipo tantissimi iscritti. Ci spostiamo però, raga, ho cambiato l'isola perché quell'isola lì la userò solo per video importanti e comunque delle sfide particolari. La lobby è aperta, adesso entriamo nel quartiere e inizierò a sfidare più iscritti possibile. Vediamo cosa succede. No, l'avevo intrappato. Bello, ma che vuoi fare? Oh, questo. Ah, c'è un altro di... i troppi qui. Ah bello, ma che mi fa? Tentato bello, tentato. Ah bello le mamma. Oh, che kill ho fatto qui. Senza vita. Shh, qua mi rigenero, non ditelo però. What? What? Oh, l'ho distrutto questo? Ok, l'ho ucciso alla fine. No. E niente ragazzi, dai, terminiamo qua. Vediamo quanti kill ho fatto. Sapete che non ne ho idea? Non ne ho proprio idea? No, mi hanno superato. Io ne ho fatti solo 14. Cavolo, vabbè raga, mi si è creato un casino con le pedane, lasciate stare. Avevano messo le trappole. Quando uscivi c'erano 9000 trappole e dovevi fare tipo un parkour per fare un fight. Vabbè, niente ragazzi, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Ringrazio ancora il mio iscritto per quello che ha fatto. Cos'è stato questo rumore? Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Fate bravi ragazzoni e mi raccomando andatevi a scuola. Bella ragazzi. Hold me.
push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.